le mani! Non sparare! Mani in alto! No, non sparare! In piedi! Non ucciderlo! Ci serve vivo! Cristo, ho detto mani in alto! Ok, ok, ma... ditemi cosa volete. Va bene, d'accordo. È pulito! Ci stavamo solo difendendo. Poi scendi. Tutti i morti all'esterno, Jim. Quelli a cui hai sparato in testa. Non so di che cosa parli. Perché? In fondo che cosa cercavano di fare? Tornare a casa dalle famiglie, magari per portarle qui. Ma sarebbe stato un problema. Noi non potevamo correre rischi. In piedi. Aspetta, aspetta, aspetta. Non posso. Non costringermi. Jim, adesso conto fino a tre. No, 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 no. Uno. Tu non capisci. Due. Per favore, no. Tre. Apri quella porta, cazzo! Va bene, va bene. Spero che sappiate ciò che fate. Grazie, Jim. Sì, lo sappiamo perfettamente. Non è necessario. Lasciatemi. Mi dispiace, ma non possiamo correre rischi. Forza! Me ne voglio andare da qui. È tutto vero. Non ci volevo credere. Di cosa parli? È tutta colpa mia. Non capisco. Avrei dovuto capirlo sin dall'inizio. Prima ci occupavamo di coltivare zenzero selvatico e radice d'uva. Ma poi tutto è cambiato. Ricerche secretate, autorizzazioni revocate. David l'aveva intuito. Sapeva che qualcosa non andava. Ok, ok, calma. Chi è David? David Gorman era un collaboratore e stagista. Io gli ho risposto che lavoravamo per l'industria farmaceutica in contesti di alta tecnologia e che doveva lasciar perdere perché c'erano in ballo miliardi. Non mi ha ascoltato. Ha violato il sistema, poi ha superato le protezioni e ha scoperto una qualche specie di progetto segreto o qualcosa del genere. Un progetto segreto, ma rallenta di... Voleva diventare il nuovo Edward Snowden. Si era messo in testa di rendere pubblica l'intera vicenda. David Gorman smaschera l'impero del male e salva il mondo. Hai presente? Ma io non gli ho dato retta, Deacon. Gli ho detto che le sue erano tutte paranoie. Ma poi lui deve essere entrato qui e deve aver rubato un campione di qualsiasi cosa stessero realizzando. Aspetta, non capisco cosa intendi. Non è stato facile neanche per me ricollegare tutto. La notte in cui mi hanno ferita, sono passata dalla Cloverdale di Farewell per cercare David, ma lui se n'era già andato. Era partito da due settimane. C'è questa importante fiera ecologista a Portland. Forse voleva parlare con dei giornalisti. Probabilmente era già infetto, ma non lo sapeva ancora. Santo Dio. Due giorni dopo. In due giorni, il contagio si è esteso a tutti i presenti, che alla fine hanno preso un aereo e sono tornati a casa ignari. La settimana dopo, 2,5 miliardi di infetti erano morti. Sara, ascolta, non è stata colpa tua. Non potevi fermarlo. Cosa avresti potuto fare per evitarlo? Sono le ricerche. Le mie ricerche erano il progetto. Dicono, io stessa ero coinvolta. Loro mi hanno usata. Ah.
Ehi, aspetta un attimo. Che c'è? Le recinzioni elettriche, come le disattivo? I relè sono in una struttura vicino alle serre. Perché? Ok, il fatto è che qui ci sono provviste a volontà e pensavo di contattare Boozer. Lui e Ricky devono sapere di questo posto, anche il capo di Lost Lake. Lo puoi caricare da sola? Sì, certo. Ok, nel caso chiama. Ok. L'edificio del generatore. Sì, deve essere questo.
Sì.
così. Bruciate, bastardi. Non mi resta che forzare la porta. Una passeggiata. Ok, è posto. Boozer, sono Deacon, rispondi. Lost Lake, mi ricevete? Dick? Dick, sei tu? Sì, Boozer, sono io. È un piacere sentirti, fratello. È un piacere anche per me, ma non ho molto tempo. Il centro di ricerca in cui lavorava Sara, quello vicino ad Iron Butte, nella zona dei ripugnanti, è presente, quello intendo? Ascolta, è pieno di cibo. Ci sono quintali di mais. Chiedi a Ricky e a Iron Mike di mandare qualcuno. Quindi l'hai trovata? Cioè, hai trovato Sara? Sì, l'ho trovata. L'ho trovata, Boozer. Questa è una grande notizia, Dick! Quando pensi di portarla a Lost Lake? No, prima devo fare un'altra cosa. Sì. Delle... Di stare attenta. Ti prego. Boozer. Boozer. Lost Lake, rispondete. Cazzo. Qui Lost Lake, passo. Rick,
Ok, bene, ascolta. Dick? Sì, sì, sono io. Senti, c'è un... Non speravo di risentirti. Iron Mike ti dava per morto. Senti, non ho molto tempo. Qui c'è un... L'hai trovata? Sì, l'ho trovata. Ricky? È splendido, Dick. Anche lei ce l'ha fatta. Esattamente come noi. Dick? Sì, però ascolta, sono in un centro botanico con energia elettrica e anche recinzioni. Corrente e recinzioni. Se decidete di venire, chiedete a Boozer dove lavorava Sara. Vicino ad Iron Butte, lui lo sa. Se venite, troverete cibo. Una montagna di provviste. D'accordo. Lui come sta? Oh, sta bene, bene. Mike l'ha nominato capo della sicurezza. Stai scherzando? È grandioso. Puoi dirgli che... lascia perdere, devo andare. Ciao, Dick. No, solo una cosa, aspetta, aspetta, aspetta. Ti ricordi quando mi hai detto di accendere una candela? Avevi ragione. Lo so. Passo e chiudo. Ciao, Ricky. St. John, sono Curi. Dove sei? Uno dei miei uomini ti ha avvistato al presidio del passo di Tilsen. Sì, capitano. C'è un centro di cerchia a Iron Butte. Sara, il tenente Whittaker aveva ragione. Abbiamo trovato il pezzo di equipaggiamento di cui aveva bisogno. Ed era l'unico posto in cui avremmo potuto procurarcelo. Non risponde alla radio. Il colonnello chiede perché siete ancora fuori. Digli che stiamo tornando. Vorrebbe parlare con te. Mi spiace, capitano, la comunicazione salta. Stiamo uscendo. Chiudo. Rottami. Tornare utile. Cioè, l'hai fatta parlargli? A Boozer? Sì, sì, gli ho detto che sei viva e che stiamo bene. Ma non mi sono dilungato perché dobbiamo attraversare il passo prima che cambi il tempo. Tu che ne pensi? Non lo so, non promette nulla di buono. Ma vale la pena provare, quindi diamoci una mossa. È libera! Ehi, ti va di mangiare qualcosa? Sì, solo un secondo. Avevo i vestiti fradici. Scusami. Credevo di morire congelata. Già. Volevi mangiare o...
Sì, sì, certo. Okay. Sì. Non ho neanche fame. Già, neanch'io. Hai freddo? Vieni qui. Mm-hmm.